Un'ultima limatina alle unghie e adesso sotto con lo scherzo del secolo. Ehi, guarda le mie unghie dei piedi. Oh, accidenti, ho un dito di troppo. Nessun problema. Ma che cosa stai facendo? Il tuo dito? Ah, allontanalo da me! Ci è cascata in pieno, che scenata! Alt, ferma dove sei. Signore, venga avanti, prego. Brrr, niente di speciale. Prego, entri pure. Ma come fa entrare quell'unicorno e non me? E questa? Un'infermiera. Oh, ci sono! Devo cambiarmi! Ci vuole un po' di make-up. Naturalmente nero e sotto con il pennello. Che scuro! Lo metto sulle palpebre. Devo applicare il trucco alla perfezione. Ok, così dovrebbe andare. Prossimo passo. Ci vuole il rosso per il contorno degli occhi. Con la matita qui sotto, così. Ne basta un po' senza strafare e adesso aggiungiamo un altro po' di nero. Qui ci vuole un po' di attenzione per farlo perfetto. Finito con gli occhi, adesso la bocca, disegno un cerchio intorno alle labbra e applico un po' di adesivo su questa salvietta. Così dovrebbe bastare, sì. La incollo qui sul mento. Devo assicurarmi che aderisca perfettamente. Ancora un po', lungo la linea che ho tracciato e fin sopra le labbra, così. Completiamo tutto il cerchio. Fatto! Adesso riempiamo gli spazi vuoti con altro nero. Anche le labbra, eh? Tutto lo spazio libero. Visto? Tutto quanto nero. Adesso passiamo ai denti finti. Userò delle unghie finte, ritagliandole per dare la giusta forma. Voglio delle belle zanne appuntite. Pronte! Adesso le incollo con l'adesivo così, sia sul labbro superiore che su quello inferiore. Verrà fuori un capolavoro, già lo so. Adesso ci vuole altro make-up. Cominciamo dal fondotinta per dare colore alla pelle. Bisogna assicurarsi che tutto sia bene uniforme. Adesso è il turno del sangue finto sulle zanne, naturalmente anche la fila di sotto. Fin qui perfetto. Aggiungiamo un altro po' di sangue finto con la spugna. Devono sembrare veri spruzzi di sangue. Eccone tutto intorno, dovrebbe bastare. Adesso delle gocce di sangue giù dalla bocca. Le disegno fin giù sulla gola e faccio gocciolare un po' anche da solo. Ecco fatto il mio look spaventoso. È finito. Manca soltanto un costume divertente. Oh, ecco la guardia che mi ha bloccata prima. Oh? Chi c'è laggiù? Adesso nessuno potrà fermarmi. Ancora un costume da infermiera? A dire il vero, sono molto di più io. Oh, santo cielo! Terrificante! Me ne vado, non mi pagano abbastanza per questo! Ci si vede, perdente. Vado a divertirmi. Oh sì, grazie, sarò felice di darti una mano. Benissimo, mettiamoci al lavoro sui tuoi capelli. Devono decisamente avere più volume. Zombie ha bisogno di capelli più belli. Ok, ci vuole un po' di colore. Hai una pelle ad cadaverica. Zombie ha bisogno di trucco. Questo andrà bene per le labbra. Ecco qui, aggiungiamo ancora un po' di tono alla pelle. Insomma, c'è da lavorare un po' su tutto. Zombie a piantina, terra darà una mano. Nero è un bel colore per occhi. Ta-da! Sei un vero schianto! Zombie contentissima! Nuovo look da paura! Adoro questa canzone! Ehi, posso offrirti un drink? Ma questa che vuole? Si intromette così? Che faccia tosta a rubarmi il ragazzo sotto al naso! Ti offro un drink! Oh. Guarda un po' dei polpi! Mi hanno fatto venire un'ideona, sì! Ok, mi servirà un po' d'argilla per trucco. La schiaccio per bene e la applico intorno al pollice in questo modo. Poi la lavoro in modo che venga appuntita.
La rifinisco tutta intorno. Niente male, devo dire. Adesso aggiungiamo dei piccoli cerchi così. Devono coprire tutta la lunghezza. Sì, così può andare. Adesso aggiungiamo un po' di colore. Con un pennello applico un po' di colorito rosa che si intonia alla mia pelle. Fantastico, adesso sotto con le altre dita. Guardate che bello! Pronta! Ed è ora di mettere in atto il mio piano. Eccoli lì, i due piccioncini. Adesso vi sistemo io. Oh, si sta allontanando, è il mio momento! Cucù! Un mostro con i tentacoli! Oh? Ma dov'è finita? Chissà, è scappata via, che vuoi farci? E pensare che dovevo andare al cinema oggi. Almeno qui ho una merendina. Vieni da papà. O forse no. Matthew, conosci le regole. Niente cose buone qui. Capito. Allora, dicevamo? Beh, almeno posso bere qualcosa, spero. Devo restare idratato. Ci risiamo? Ma neanche bere! Ah, quanto odio questo posto! Morirò di fame. Splendida giornata. Stupide regole. Potrò fare almeno una telefonata? Come butta, bello! Scusa, ti richiamo dopo. Non posso fare niente! Ah, questi monelli non imparano mai. Niente cibo, niente telefono, niente di niente! Adesso sta davvero esagerando! Posso solo stare zitto e fermo? Che razza d'inferno è questo? Così non può andare! Vorrà dire che schiaccerò un pisolino. Andiamo bene, adesso dormi? Che è successo? Vietato dormire, ovvio. Che cosa ho fatto per meritarmi questo? Ci sono, farò finta di essere sveglio! Visto che trucchetto geniale? Buonanotte, profi! E via nel mondo dei sogni. Ma che fa? Mi fissa? Beh, finché sta zitto e fermo. Ok, un pochino di questo e un pochino di quello. Poi un pizzico di magia. Succede qualcosa! Chissà che cosa ho combinato. Oh, aspetta, si mette malissimo! Che disastro! Spero che nessuno se ne sia accorto. Ups! Io sì! La chimica non fa proprio per me. Ah, spero che questa roba si tolga! Si è tolto? Ti stai rendendo ridicola! Le sto provando tutte! Perdi solo del tempo, sai? Usa un temperino, piuttosto. Basta svuotarlo e versarci dentro il tuo fondotinta. Poi lo richiudi così. Versa della colla sull'estremità di una matita e incollaci una spugna per il trucco. Proviamo? Odio tutto e tutti. Che c'è? Restauriamoti la faccia. Dici sul serio. Ma che idea, sì! Giusto qualche goccia e tutto torna a posto. Non serve neanche lo specchio. Allora, come sto adesso? No, è in ritardo. E io che non vedo l'ora di festeggiare Halloween. Ah, non vuoi entrare intanto? No, continuo ad aspettarla qui. Ha un costume da biscotto, entra pure. Eccomi, scusa il ritardo. Ma come ti sei vestita? Oh, uniamoci alla festa, su. Fermi lì.
Tu puoi entrare, ma lei no. Scusa, cara. Ma mi ha mollata qui! E si sta pure sciogliendo il trucco. Devo subito fare qualcosa. Mi tolgo via tutto il trucco. Metto questa salvietta sulla guancia e la inumidisco. Ecco fatto, adesso si regge da sola. Bisogna bagnarla tutta quanta. Ok, adesso traccio il segno di una lacrima. Ripiego la salviettina lungo i bordi. Così dovrebbe essere sufficiente. Adesso ci vuole un po' di adesivo. Lo applico lungo i bordi e sulla salvietta. E un pochino anche sulla pelle. Penso che così basti. Adesso asciugo tutto con il phon. Ah, che bel tepore! Ok, si è asciugato. E adesso sotto col trucco. Prima di tutto il fondotinta adatto alla mia pelle, perché la salvietta non si deve vedere. Deve camuffarsi con la mia pelle. Ci vuole un po' di pazienza, sì, ma ne varrà la pena. Bisogna che l'effetto sia il più realistico possibile. Ecco fatto, adesso un po' di cipria. Guarda come si sparge qui e lì! Adesso applico la cipria sul fondotinta. Quanto mi piace! E adesso è il turno del sangue finto. A cominciare da dove ho tracciato la lacrima. Un piccolo tocco qui lungo i bordi. Oh, fantastico! Adesso mi serve la spugnetta. Fatto, metà del viso è normale. E l'altra metà è super spaventosa. La lente a contatto aggiunge ancora più orrore. Nessuno adesso oserà abbandonarmi. Oh, accidenti, mi hai fatto venire un colpo. Sì, entra pure, vai, vai. Finalmente eccomi qui, festa di Halloween. Wow, guarda quella. Ma guarda, l'hanno fatta entrare. Ciao. Ciao un corno, tanti saluti. Vediamo, dove lo posso mettere? Ah, perfetto! Ogni cosa al suo posto! Ehi, psst, guarda qui! Wow, quanti trucchi! È tutto in ordine! Davvero notevole, sai? Aspetta, non ho ancora finito! Oh no, sono spariti! Bella collezione di trucchi! Ma conosci le regole, non sono ammessi! Ehi! Su, dai, ti insegno un trucco! Intanto ho preso una palette, poi un cotton fioc. Ho scelto il colore e ho tamponato. E così via con tutti gli altri. Ho fatto assorbire bene ogni colore e li ho rimessi tutti nella scatoletta. E voilà, un'intera trousse di cotton fioc! Adesso ho il make-up di emergenza pronto all'uso. E posso scegliere qualsiasi colore mi venga in mente. Wow, questa combinazione è stupenda! Grazie mille! Devo assicurarmi di avere il trucco! Oh mio Dio! È Kate! Sembra un cadavere! Non ho mai visto quel colore su una persona viva prima d'ora! Buongiorno, Annie! È bello vederti! Ho detto buongiorno! C'è qualcosa che non va? Mi prendi in giro, Kate? Guardati! Ma sii preparata, ti avviso! Oh, hai ragione! La mia pelle è così pallida! Sono sempre stata così pallida e non me ne sono mai accorta prima! Sì, hai centrato il punto! Oh, ma sei fortunata! Perché posso aiutarti! Vedrai, ti farò fare una bella figura! Mi servono solo i miei attrezzi del mestiere! Ho bisogno dell'olio per bambini e di un po' di questo trucco e poi mi servirà anche questo bastoncino! Per prima cosa dovrò raschiare un po' di trucco con il bastoncino! Adesso andiamo al passaggio successivo, è ora che l'olio per bambini faccia la sua magia! Dovremo togliere il coperchio dalla bottiglietta e utilizzare di nuovo il trucco. Userò il bastoncino per raccogliere un po' di polvere e la lascerò cadere nell'olio. Guardate, la polvere si sta sciogliendo nell'olio! Ok, basta così. Rimetto il tappo. Adesso mescoliamo il composto. Guardate, l'olio per bambini ha cambiato colore! Carino! Kate, guarda cos'ho! Una soluzione per la tua crisi!
Questo ti aiuterà con il tuo pallore. Sei sicura che funzionerà? Fidati di me. Mettine un po' sulla pelle e sarai bellissima. Beh, credo che potrei fare un tentativo. Ne metterò solo un po', non troppo. Ok, adesso immagino che il passo successivo sia quello di fare sul serio. Me lo strofinerò sulle guance e poi anche sul braccio. Beh, su entrambe le braccia. Wow! Non posso crederci! Funziona! Sembro già meno pallida! È come se avessi un bagliore magico! Avevi ragione, Annie! È stato veramente di aiuto! Ah! Sei così raggiante! Wow! La mia pelle è assolutamente radiosa! Andiamo a fare lezione! Oh mio Dio! Sembra che ci sia una stella nella mia classe! Il fiume Mississippi comincia da un piccolo ruscello nel bellissimo stato del Minnesota. Oh, sono così in ritardo! Speriamo che nessuno se ne accorga. Ava, sei in ritardo! Prendi posto. Sì, prof. Allora, come vi dicevo, del fiume Mississippi... Sembra che tu sia stata dentro un frullatore. Ciao, Madison. Oh, ciao, Ava. Povera ragazza, ha bisogno di aiuto. Ava, questo è per te. Oh no! Sembro un gorilla, accidenti! Mi devo sistemare. Oh no, sono sempre uguale. Forse nessuno ti noterà. Aspetta, io posso aiutarla. Ava, guarda questo. Abbiamo della cipria. Sparkles. E anche del glitter. Oh, e il fondotinta. Sono la tua fata madrina del trucco. Ho prima fatto un organizzatore per le matite. Con il cartone sono riuscita a nasconderlo nel cassetto. Adesso è il momento di usare il mio fondotinta preferito. Questo cassetto può contenere molto e ci sta a pennello. E non posso non mettere il rossetto. Poi ci sono anche dei divisori per il glitter e gli sparkles. E i correttori stanno sopra. E adesso gli accessori! Questo va qui. E il lucida labbra va qui. E adesso ci metto anche i pennelli. E per nasconderlo, userò tutte le matite colorate. Madison, sei geniale! E adesso mi devo truccare. E il correttore mi serve. Fondotinta. E adesso le labbra. Ah, non posso dimenticarmi gli occhi. E infine i dettagli. Ah, niente più faccia da gorilla per me. Grazie mille, Madison. E di cosa? Ragazze! Che noia, quanto mi annoio. Oh, il telefono! Mi aiuterà a passare del tempo. Facciamo qualche selfie. Questo farà scalpore sui social. No, il trucco non sta bene con questa luce. Sistemiamolo. Ritocchiamo l'illuminante e ordiniamo i capelli. Ok, così è a posto, via. Molto meglio. I miei follower adoreranno queste foto. Sono proprio carina oggi. Ah, no, non va ancora bene. Ma so io che ci vuole. Ecco, vento nei capelli per una foto più affascinante. L'effetto che volevo, sì. Ma che cosa? Il vento deve spostarmi i capelli all'indietro, stupido! Scusa, scusa, colpa dell'asciugacapelli. L'ho sistemato. Va bene, riproviamo. No, stop, ho un'idea migliore. Coriandoli! Oh sì, per una foto perfetta. Wow, davvero geniale! Voglio provarci anch'io. No, a lei i coriandoli, a me la spazzatura. Ok, ci riprovo. Mi serve aiuto con i capelli e il trucco. Non lavoro mica gratis, cara. Tutto ha un prezzo. Certo, prendo i soldi, aspetta. Ma che cos'è? Questi soldi dove sono stati? In lavatrice? Va bene. Non ti muovere, mi raccomando. Sì! Adesso via con i selfie! Oh mio Dio, che cosa? Ma che è successo alla mia faccia? Sembro il clown di It!
Mi si chiudono proprio gli occhi. Questa lezione è soporifera al massimo. Ma quanto ho dormito? Manca ancora mezz'ora. Il sonno non aiuta la creatività. Non ci credo, quello è Kevin. Quel faccino sì che mi sveglia. Ho i capelli a posto, vero? Oh, sembro un mostro, accidenti! Annie! Dice a me. Mi pare di aver sentito il mio nome. Ma come fai ad essere sempre così bella? Non hai neanche i tuoi trucchi. Ok, me lo spieghi? Ecco qui, il mio nuovo ombretto segreto. Prendi una gomma per cancellare e disegnaci dentro un rettangolo. Rimuovi questo pezzo e mettici dentro il tuo ombretto preferito. Adesso livella tutto. E rimetti sopra la copertina, così. Meno male che ho il pennello. Ne basta poco per fare davvero miracoli. Carina, vero? Non sembro più uno spettro adesso. Rimetto a posto così. Ingegnoso! Ciao, scusa, potresti... Wow! Hai degli occhi stupendi! I più belli che abbia mai visto! Ma non mi dire! Kevin adesso è pazzo di me! Sì! La lezione è finita! Kate, svegliati! La campanella ha suonato! Oh mio Dio! Sei così ridicola! Oh no! Tutto il trucco sugli occhi si è attaccato alla carta! Mi serve quello specchio! Oh, non va bene! Come faccio a sistemarlo? Ascolta, ti aiuterò! Sono sicura che possiamo fare qualcosa! Eh sì, ho avuto una grande idea! Kate, ho una soluzione! Per prima cosa, togli queste matite così posso versare quest'acqua! Sarà fantastico, guarda! Usi i tuoi poteri per riscaldare l'acqua! Figo! Ed è ora di rimettere dentro le matite! Guarda attentamente! Vedi? Le mine delle matite si stanno espandendo e si ammorbidiscono nell'acqua! Va bene così, è ora di tirarle fuori! Oh sì? Stanno benissimo! Ed è ora di sistemarti il trucco! Sì, fallo! Mi fido! Dunque, penso che ti serva del rosso per abbellire il look! In realtà, facciamolo bello e colorato! Le matite ammorbidite sono perfette! Oh, sei così carina! Ora sei la ragazza di ghiaccio arcobaleno! Wow, hai ragione! È fantastico! Chi sapeva che saresti stata capace di fare una cosa simile? Grazie! Sto solo facendo il mio dovere da migliore amica! Oh, arriva qualcuno! A quanto pare una persona importante! Posso avere il tuo autografo? Sembra tutto sicuro, nessuna minaccia! Oh, forse firmerà un autografo anche a me! Che succede lì? Rilevata una minaccia! No, aspetta, non è come sembra! La minaccia è stata neutralizzata. Finalmente! È incredibile, devo scavalcare questa persona. Dov'è finita? Volevo il suo autografo! Accidenti! Grazie per essere qui, siete i migliori fan del mondo! Un bacetto per tutti quanti voi! Oh, ma che... No, il mio rossetto! Odio restare senza! Ma almeno ho un piano B! Basta togliere il cappuccio del microfono ed ecco il mio rossetto segreto, pronto all'uso! Perfetto, così dovrebbe bastare! Si torna a cantare! Mentre Eva è via, Madison può giocare! Wow! Ma che paura che mi hai messo! Guarda quante cose fantastiche! Eva non mi lascia mai toccare nessuna delle sue cose! Ma oggi tutto questo cambierà! Yum! Sì, una bella spruzzata! È come la seta! Non ho le rughe come Eva! Ma è comunque fantastico! E guarda che maschera! Pelle morbida, arrivo!
Penso di dover solo immergere la mano. Oh oh! Ehi, da qui! Ma sai quanto costa? Quegli occhi dolci non funzioneranno. Uffa! Ti odio! Non posso credere che lo abbia fatto. Ha toccato anche i trucchi? Ma è un disastro! Aspetta un secondo. La cipria è vuota! Non posso crederci. Forse è il momento di fare uno scherzo. Oh, sì. Prendi una maschera come questa e aggiungi un po' di colorante alimentare. Bastano poche gocce. Una volta fatto, mescolalo bene con un bastoncino. Dovrebbe fondersi abbastanza facilmente. Bene! Una volta che è omogeneo, metti il tappo e attendi il momento magico. Sarà epico! Se n'è andata! È l'ora della maschera! La mia pelle si sente già meglio! Sento un formicolio! Sarà meglio se la risciacquo! Non vedo l'ora di vedere la mia nuova pelle! Ah. Ah! Che cosa? Perché sembro un puffo? Sono sicura che qui c'entra Eva! Non ti piace il tuo nuovo look? Avanti, il mio capolavoro sta prendendo vita! Ah, che caldo, però l'arte è faticosa! Ce n'è voluto, ma adesso è molto meglio! E questo che cos'è? Oh no, è il mio rossetto! Ed è tutto sulla felpa, accidenti! Psst, ehi, mi senti? Qualcuno mi chiama? Mi si è tolto il rossetto. Ah, ho capito, tranquilla, ti aiuto io. Ecco qui. Prendiamo un tubetto vuoto di tempera e ci mettiamo della vasellina, ad esempio. E poi del colore che ci serve. Mescoliamo il tutto, così. Ed ecco, semplicissimo. Per applicarlo basterà un pennello. Lo intingiamo e lo applichiamo così sulle labbra. E ho creato un lucidalabbra perfetto. Wow, che idea geniale! E quando si secca basta tirarlo via così. Visto? C'è ancora del colore sulle labbra. Rossetto a lunga, lunga durata. Non dovrai neanche più preoccuparti di lasciare qualche macchia. Sei davvero un genio, grazie! Adesso torno al mio capolavoro. Questa rivista è la mia preferita. Cosa? Non ci credo, ma è troppo forte! Non riesco a non ridere, da pazzi! Jennifer? Cosa ti fa ridere? Oh, non te lo dico, devi leggere tu stessa! Cosa? Ma che cretinata, dimmelo e basta! Aia, la mano, cos'è stato? Da dove è uscita quella puntina? Potevo farmi di peggio! E se mi fossi fatta veramente male? Lucidalabbra, mi serve il tuo aiuto! Appoggerò bene la mano alla puntina! E ora mi serve del sangue finto! Deve essere credibile se voglio che si impressioni! Perfetto! Ora tocca al mio talento da attrice! Che orrore! Accidenti, Kate! Cos'è successo? La mia mano fa malissimo! Oh no! Com'è successo? Oh, dovrò tirarla via! No, non farlo! Farà troppo male! Ma Kate, non puoi lasciarla lì! Proviamo ancora! Cercherò di fare velocemente! No, no, no! Farà troppo male! Non tirarla fuori! Kate, dobbiamo toglierla perché... Aspetta, non ti sei fatta male davvero? Ma dai, Kate, mi hai messo paura! Davvero divertente! Torno alla rivista! Aia, il mio povero dito!
Anch'io so sedermi così. Totale relax. Sì! Ho bisogno di un ritocchino. Eccovi, miei adorati. È ora di mettersi al lavoro. A posto. Sfumiamolo bene. Guarda, guarda! Dove sono i miei trucchi? Andrà bene? Meglio di nulla. Magari diventa una nuova moda. Sfumiamo. Bisogna massaggiare il viso. Troppo grande? L'importante è che funzioni. Wow, questo coso tira da morire. Addio, occhiaie. Tocca a te. Devo lavorarci un po', ma... Ecco qui. Jenny, ferma, sono bucce di banana. Ops. Meglio se dai un'occhiata. Oddio, che catastrofe! Oh, accidenti!